Segui Un Giorno Speciale sull'app di Radio Radio. Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Eccolo qua il signor Salvalingua. Massimo, buongiorno. Oh, Francesco caro, buongiorno a te, buon italiano a tutti coloro che ci ascoltano. Benvenuto, andiamo subito a presentare la nostra ospite. Il nostro ospite di oggi, perché si è appena conclusa la settimana della lingua italiana nel mondo, dedicata quest'anno al linguaggio dei giovani. Ne abbiamo parlato la scorsa volta, ricorderai Francesco, esaminando alcuni esempi del lessico giovanile. Oggi però cerchiamo di capire se e come le neoparole dei più giovani rappresentano realmente un elemento di cambiamento nella lingua italiana, e scopriremo anche interessanti curiosità su gergalismi usati da giovani di diverse generazioni. E lo facciamo con Gianluca Lauta, professore associato presso l'Università di Cassino, dove insegna linguistica italiana, che professor Lauta ha recentemente curato un approfondimento proprio sul linguaggio giovanile sul magazine online della Treccani dedicato alla lingua italiana. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, prima di tutto sfatiamo un mito, lei lo spiega nell'articolo, ma lo introduciamo subito in questa nostra chiacchierata, anche per tranquillizzare Francesco, che esprime sempre una qualche preoccupazione al riguardo. Sì, vero. Per cui, scherzi a parte, però si avverte però un certo fastidio da parte del mondo degli adulti verso il gergo giovanile, come se potesse rappresentare un pericolo per la lingua italiana. Sì, è strano, perché è un fastidio non nuovo, cioè i gerghi dei giovani non sono mai stati davvero amati, nel senso sono in parte guardati con curiosità, e anche in passato erano guardati con curiosità, in parte guardati con fastidio, perché si ha sempre la sensazione di una così deformazione, di un peggioramento della lingua italiana. In questo periodo in particolare penso a tutto quello che viene dal mondo dei videogiochi, dal mondo dell'informatica, tutti quegli strani verbi inare, che poi provengono tutti dall'inglese, shoppare, killare, taggare, whatsappare, tutti gli altri che conosciamo benissimo, anche perché molti di questi poi sono impiegati anche dagli adulti, quindi insomma non soltanto giovanili. Ecco, e si ha sempre appunto la sensazione che qualcosa stia cambiando, no? Allora forse queste parole poi piano piano possono guastare la bellezza della lingua italiana più tradizionale. In realtà non è così, perché si tratta di gerghi, e i gerghi non hanno mai la forza di modificare radicalmente la lingua italiana. Possono cambiarne superficialmente alcuni aspetti, qualche parola gergale, qualche forma gergale può così entrare definitivamente nella lingua italiana, ma insomma oltre questo è quasi impossibile che si vada, quindi da questo punto di vista non costituiscono un vero pericolo questi gerghi, proprio no. Sì, d'altra parte ne abbiamo anche esaminati la scorsa volta, Francesco, cringe, ghostato, followare, tanto per fare qualche esempio di termini molto in uso dai giovani d'oggi, che però, professore, lei lo ricordava poco fa, non è detto che le prossime generazioni continuino ad utilizzarli, ma è un fenomeno che non è nuovo in realtà, perché lei nell'articolo lo approfondisce, è un tema che approfondisce, e cioè che anche in passato ci sono state ondate di gergalismi che però si sono un po' perduti nel tempo. Sì, ma dunque normalmente quando pensiamo a questi linguaggi giovanili pensiamo al momento in cui i media hanno cominciato a pubblicizzarli, questi linguaggi, cioè negli anni 80, tante trasmissioni, tanti anche spettacoli comici, no? In cui si faceva la parodia del giovane col suo gergo, ricordo agli anni 80 il paninaro era particolarmente imitato, ma in realtà gerghi giovanili esistevano anche prima, non sono saltati fuori così dal nulla negli anni 80, esistono quelli negli anni 70, esistono anche addirittura gerghi dell'immediato dopoguerra, gerghi degli anni 30-40, quindi
ogni generazione ha avuto le sue parole d'ordine, le forme nelle quali si riconosceva, e naturalmente non tutte queste forme poi uno se le porta nella vita adulta, anzi direi proprio che la maggior parte rimangono lì e poi vengono rapidamente dimenticate. Ce ne ricorda qualcuno, professore, di queste idee? Insomma, ce ne sono alcune, ci sono testi, non so, negli anni 50 Camilla Cederna ne registrava tantissime, era una giornalista con una grande attenzione al lessico, anche così, ai neologismi del suo tempo, e ce ne ha lasciate tante, che adesso, delle quali adesso veramente non avremmo notizia, non so, Strucibalda, per indicare una ragazza così, come potremmo dire, una ragazza leggera, diciamo, oppure non so, altre forme come negli anni 80 cantinare, o insomma ci sono tantissime parole che si sono pian piano perdute, ma diciamo la maggior parte delle parole di una generazione vanno perse, rimangono lì nei dizionari, finiscono così, sono interessanti per i linguisti così, ma alla fine finiscono in un archivio e appunto soltanto nei dizionari. Alcune rimangono come colloquialismi. Penso a tutto quello che ha lasciato in eredità alla lingua italiana il lessico studentesco. Penso a una parola come secchione, che da forma giovanile è poi diventata forma d'uso non soltanto dei giovani. Penso ai mille modi in cui i giovani raccontano quel gesto particolare. Oggi è difficile da fare in tempo di registri elettronici, cioè di non andare a scuola di nascosto, cioè bigiare, fare sega, fare vela, fare fughino, ogni regione lo dice a modo suo, e tutte queste forme giovanili in realtà sono entrate in italiano, e quindi più che temerli questi gerri, che casomai sono interessanti perché un po' alla volta diciamo possono lasciare qualche singola espressione all'italiano, ecco. Certo, e comunque fotografano anche una società, la cultura del tempo, la società del tempo. Giustamente ricordava che molti di quelli citati a proposito del non andare a scuola oggi sono, ahimè per i ragazzi, in disuso, perché il registro elettronico non fa scampo. Ai tempi miei si poteva fare, anche se noi naturalmente negheremo di averlo mai fatto, ma loro non possono proprio fare questo che c'è. Esatto. Però ci sono, ne tratta nell'articolo, ci sono dei parole, dei modi con i quali che addirittura attecchiscono, risalgono a un tempo molto molto lontano, molto più lontano di quanto noi ci possiamo immaginare. Sì, dunque normalmente pensiamo ai gerghi giovanili come raccolte di neologismi, cioè o deformazioni di parole esistenti o parole che spuntano un po' dal nulla. In realtà la gergalità giovanile è onnivora e molto spesso si va a pescare dai dialetti, si va a pescare, ma in maniera particolare dai dialetti, si vanno a ripescare un gusto tipicamente giovanile anche delle generazioni passate, forme dialettali che vanno scomparendo. A Roma, per esempio, se non ci fosse la gergalità giovanile non esisterebbe più l'espressione giannetta per indicare il vento fresco, che i giovani ripresentano solitamente non come giannetta ma come Gianna, per dire che fa freddo, ecco. E questa è una forma dialettale romana ripescata dai giovani e poi appunto è un po' entrata nell'uso colloquiale regionale di Roma e dell'area di Roma. Ma se no, non so, penso a un'espressione, anche questa ormai d'uso, come essere, per dire che si è innamorati, essere innamorati cotti, è un'espressione in realtà letteraria, documentata nei vocabolari, addirittura le prime attestazioni di cotto nel senso di ubriaco sono quattrocentesche, se no nei vocabolari dalla fine del 600 già si parla di cotto nel senso di innamorato. Quindi sembrerebbe in teoria un'espressione giovanile, essere cotto,
così, e in realtà invece è un'espressione letteraria. Questo è molto comune, cioè il gergo giovanile non sempre implica una novità assoluta, c'è anche questa tendenza a ripescare nel repertorio della letteratura italiana dei dialetti. Siamo alle battute finali, Max. Sì. Molto interessante, molto. Anzi, per chi volesse approfondire ulteriormente, consiglio di andare sul sito della Treccani e il follower è dolce in questo mare, i giovani e la lingua italiana nel mondo. Professor Gianluca Lauta, docente di linguistica italiana all'Università di Cassino, la leggiamo sul sito della Treccani e la ringraziamo per essere stato con noi oggi. Grazie professore. Grazie a voi. Grazie. A presto professore. E buon italiano grazie a tutti, Massimo. Francesco. Buon italiano a tutti sempre, naturalmente.